A pochi giorni dall'approvazione in via definitiva dalla Camera della riforma istituzionale, è stato presentato sabato scorso all'Istituto Gadda di Fornovo un lavoro svolto dagli studenti delle classi superiori sulla futura struttura dello Stato. Sono intervenuti il senatore Giorgio Pagliari, amministratori dei comuni limitrofi e studenti della scuola. L'incontro, voluto dall'amministrazione comunale con lo scopo di aumentare la qualità didattica, vuole rafforzare la funzione delle scuole territoriali. Una serie di slide spiegate da Martina Baldini, che con Matilde Merico ed Evelyn Ovrezzi della Quinta C, Amministrazione, Finanze e Marketing, hanno approfondito nei minimi dettagli il nuovo assetto. Delle schede veramente ben fatte è stato l'elogio del senatore alle studentesse della professoressa Michela Chiappa, prima di approfondire i punti cardine della riforma. Al centro del dibattito la riduzione della spesa pubblica, la semplificazione burocratica, la diminuzione dei senatori da tra i 20 e 100 con funzioni istituzionali e non più politiche. Numerose le domande, consigli e quesiti, in particolare sui nuovi risvolti legislativi con l'Europa, l'immunità parlamentare, il calo dell'attenzione politica, la partecipazione al bilancio, l'allineamento delle scadenze elettive e le conseguenze positive o negative che si avranno a seguito di questo provvedimento. Non sono mancati elogi, ringraziamenti e applausi. Sentiamo un passaggio del senatore Pagliari. La legge ha tolto l'indennità. E perché l'ha tolta ai senatori? Perché i senatori, essendo già consiglieri regionali o sindaci, ricevono già un'indennità per la funzione. E siccome l'esercizio della funzione di senatore è legato all'esercizio dell'altra funzione, nell'impiego pubblico c'è il principio dell'onnicomprensività, cioè tu prendi uno stipendio, è stato applicato anche qui. Quindi tu hai uno stipendio che è quello del consigliere regionale o del sindaco, quello rimane, andando a Roma prenderai i rimborsi.